Eccolo qua, allora io sono venuto qua da Angelo, a casa di Angelo, cioè Austria, perché vorrei farmi in casa il sapone tipo questo. Ecco, questo è un sapone abbastanza ecologico, diciamo, l'ho comprato a un mercatino, 2 euro, sono 125 grammi di sapone. Io vorrei provare, alla lavanda, senti, profumino lavanda, vorrei tentare di farlo qua in casa con ingredienti che ora mi dirai. Allora, mettiamo qua questo sapone, poi un sapone diciamo più industriale, l'ho comprato al negozietto, 1 euro, sono circa 100 grammi, e poi ho preso un'altra saponetta sempre industriale di quelle che si comprano al supermercato, sapone profumo elegante, attenzione, 70 centesimi, 100 grammi. Angelo, che serve? Qual è la Allora, base per il prima di sapone? tutto l'olio. L'olio. Decidiamo con che cosa fare questo sapone. Oggi abbiamo scelto di farlo con l'olio d'oliva, aggiungendo dell'olio di cocco che dà un po' di schiuma. Questo è olio extravergine, dicono Esatto. italiano, costato poco, Più 3 euro e economico, mezzo, più non è economico. necessario. Anzi, un olio con una catena di grassi più robusta, un olio buono, diciamo, è sprecato per il sapone. Anche l'olio di Sansa può andare Anche bene. l'olio di Sansa. Allora, diciamo che io vorrei realizzare un chiletto di sapone, un chilo di sapone, ok? Quindi è sufficiente quel litro È d'olio? sufficiente, ne viene anche un po' più di un chilo perché aggiungendo anche un po' di olio di cocco andiamo a superare il chilo. Poi, cosa ci serve? La soda caustica Soda che caustica. reagendo con i grassi Sì? degli oli Sì? darà origine a questo sale che noi chiamiamo sapone. Questo chilo di soda caustica, 2 euro e mezzo. Com'è? Un buon prezzo? Buono. Poi cosa ci serve ancora? Dell'acqua distillata perché diciamo, la presenza di cloro nell'acqua comune del rubinetto Sì. pregiudica un po' la saponificazione, il Eccolo qua. boss. Senti, ma con questi ingredienti, che profumo avrà il sapone? Quello lo possiamo decidere dopo. Se non mettessimo nulla, noi abbiamo un leggero profumo di olio e di cocco. Allora, Austria, che arriva dal Venezuela, no? Tu sei qua per darci un tuo commento anche di come lo faresti tu l'olio. Tu sei d'accordo con gli ingredienti che stiamo usando o metteresti qualcos'altro o toglieresti qualcosa? Tu Sì, come lo fai, la la base del base in sapore? genere è sempre lo stesso, la soda caustica e poi un grasso che poi tu puoi decidere quale fare. Io di solito mischio lo strutto e un olio di seme, perché di là diciamo In che Venezuela? si fa un costo più a portata, Cioè diciamo. più risparmi, E poi meno possibile. l'acqua, nel mio caso io ho trovato che lo faccio con l'aloe, quindi io sostituisco l'acqua per l'aloe. Allora mi viene un sapone che ha una percentuale abbastanza alta di aloe, un sapone Allora, all'aloe. ci dai una mano a fare il sapone? Allora, Angelo, vai. Ci Prendiamo recipiente di acciaio inox. aggiungi l'olio, tutto. Un litro d'olio corrispondono a 915 grammi di Circa, peso, circa, circa. che l'olio è un po' più leggero. Aggiungiamo l'olio di cocco, quello per la schiuma. Ed è utile a bilanciare la struttura dell'olio di oliva. Abbiamo una catena di grassi più dura, cosiddetta più dura, quindi abbiamo un sapone più solido e un po' più resistente nel tempo. Ecco, comunque il tipo di sapone che vorrei fare io è un sapone ecologico, cioè è un sapone che dovrebbe inquinare il meno possibile, o anche E qui ci zero. siamo. Qui ci siamo? Qui ci siamo perché è un Benissimo. prodotto naturale. Ah, perfetto. Allora, questo Allora, olio di cocco, 19 euro per 750 grammi. Tanto noi ne per... usiamo un 20%. Vai, vai ancora un po'. Ancora pochino. Bastante, esagerato di Allora, 5 grammi. non c'è Siamo fuori di problema, 5 non grammi. c'è problema. Quindi abbiamo già mescolato due oli insieme. Esatto, riscaldiamo un po'. Sì. Prima di questo, Sì. determiniamo la quantità di Ah, soda, sì. che è la parte più delicata, diciamo, la parte dove conviene usare un po' più di attenzione perché è caustica per le mani e anche per gli occhi. Allora, Angelo è un esperto e quindi solitamente i guanti non le usa, ma chi non ha mai fatto il sapone come dovrebbe comportarsi? Dovrebbe munirsi di guanti e Sì. occhiali. Perché la soda è leggermente pericolosa. Vanno bene anche quelli usa e getta. Anche quelle per i piatti, per lavare i piatti? Anche quelli per i piatti. Possibilmente una camicia con la manica lunga. Sì. Questo per proteggere anche le braccia e Sì. occhiali, normalissimi occhiali da lavoro. Ah,
Sembri più buffo così. Se inavvertitamente un goccio di soda ci finisce su un braccio, sul braccio, se noi abbiamo a portata di mano quando facciamo lavoro un po' di aceto, l'aceto è una sostanza che annulla completamente l'effetto della soda. No? È l'antidoto alla soda caustica. Esatto. Sì? Determiniamo la quantità di soda. Giusto. Quindi tu stai usando un sito internet? Sì, è una calcolatrice del sapone, così chiamata. Quindi abbiamo inserito olio di oliva, 916 grammi. Grammi. Uh-huh. Poi aggiungiamo l'olio di cocco per 210 grammi. Sì. E abbiamo un indice di candeggina che sarebbe scegliere se vogliamo fare di questo sapone un sapone per i panni o un sapone per il corpo. Per esempio per lavare i panni, un sapone più forte ha più soda. Ah. Se invece per il corpo, come ha detto lui, allora le metti in meno. Guarda, facciamo lo sconto perché io lo vorrei usare per lavarmi le mani. Bravo. Allora, lo sconto facciamo meno il 5%, avremo 170,7 grammi. Di soda caustica e 438 grammi e 9 di acqua. Diciamo che la soda reagisce fortemente con l'umidità, quindi toccando la pelle, la nostra pelle è umida, si combina e saponifica, perché noi abbiamo grasso, quindi diventiamo sapone. Ne posso assaggiare un pezzettino così? No, te lo consiglio. Aggiungiamo 438 grammi di acqua demineralizzata, 25 centesimi al litro, eccola qua. Allora, visto che Austria è molto precisa, no? Ma vuoi segnare qua su questo foglio di carta quello che stiamo usando? Okay. E così ci scriviamo anche il prezzo accanto e alla fine abbiamo il prezzo preciso del nostro chiletto di sapone. Benissimo. Perfetto, sapone, sì. Allora, Angelo vuole essere proprio preciso, ecco qua, 438 grammi di acqua, come dice la calcolatrice. Ora, un'altra cosa importante, mettere sempre la soda nell'acqua, mai l'acqua nella soda. Diciamo ci sarebbe una forte reazione e gli schizzi ci verrebbero addosso. Quindi, sempre soda nell'acqua, mai acqua nella soda. Ok. Con un cucchiaio, vediamo la rimestata. Una rimescolata, senza respirare sopra come sto facendo io. Esatto. La soda si combina con l'acqua producendo una forte temperatura, deve arrivare a 45 gradi. Quindi dobbiamo misurare la temperatura adesso. Esatto. Ci mettiamo un comune termometro da cucina. A 60 gradi sale 70 gradi. La lasciamo reagire, poi la lasciamo scendere di temperatura fino a 40 gradi. Allora Austria, stiamo calcolando le dosi e le i costi, dosi, no? Le dosi, i costi. Abbiamo usato 210 grammi di cocco che ci costa 5,29 euro. Ok, 5,29 euro. Poi abbiamo usato un chilo di olio d'oliva, 3,50 euro. Circa 170 grammi di soda. Uh-huh. Abbiamo speso 43 centesimi. Circa mezzo litro d'acqua, quindi siamo circa 11 centesimi di acqua, più o meno. Mm. Perfetto, allora Angelo... Mentre la soda, reagendo con l'acqua, scende di temperatura... Fino a 40 gradi. Fino a 45 gradi. 45. Portiamo l'olio... A scaldarsi. Perfetto, e l'olio deve arrivare a che temperatura? A 45 gradi. Anche come la soda? Come la soda. Diciamo che la base ce l'abbiamo. Ora ci faremo... Aggiungiamo, per la profumazione, è necessario anche un po' di maizena... Di questa? Esatto, come comune maizena che usano in cucina. L'amido di mais. L'amido di mais. 250 grammi, che un basta, euro. Basta per fare il sapone. Per? Per parecchio. Per un bel po'. Prepariamo un cucchiaio di amido di mais e aggiungiamo il profumo che più ci piace. Allora, in questo caso io mi sono portato, siccome mi piace il profumo degli agrumi, l'olio essenziale di bergamotto, eccolo qua, che ho pagato 10,80 euro per 10 millilitri. La profumazione del sapone sarà agli agrumi, diciamo, agli agrumi. Allora adesso noi stiamo mettendo l'amido di mais, che serve per cosa nel sapone? Per fissare la profumazione. Se noi non volessimo una profumazione particolare, non servirebbe né questo né l'olio essenziale. Esatto, ci accontenteremo di avere un profumo di olio di oliva, un misto, un piccolo sentore di cocco. Ecco, ma siccome a me piace sentire il profumo del sapone agli agrumi, al bergamotto, mettiamo, mi sono comprato 20, anche quello. 20 gocce di bergamotto. 3, 4, 5, se le metti 25 è un euro esatto. 10. 25 è un euro esatto, vai. E ancora 5. Vai, un eurino di essenza di bergamotto. 3, 4 e 5. 25 gocce, eccoli lì dentro. Sentiamo il bergamotto.
Ah, però. Buono. Senti, invece dell'olio di cocco, che alternativa abbiamo? Allora, gli oli sono quasi tutti saponificabili, sono diciamo tutti buoni. Un olio di base, che è quello che è più comune, possiamo reperire, l'olio d'oliva, come in questo caso, oppure un olio esausto per avere anche un'attenzione, no, all'ecologia e a tutto il resto. Oppure lo strutto, molte nonne di una volta facevano il sapone con lo strutto, quindi grasso animale. Un solo olio ha solo quella caratteristica. Dall'olio d'oliva non ci possiamo aspettare una schiuma, un contenuto di schiuma, una produzione di schiuma, come non ci possiamo aspettare una durata nel tempo, perché l'olio di oliva è più facilmente deteribile di un altro tipo di olio, pertanto è bene fare una miscela proprio per abbassare un pochino la deteribilità di questo olio. Bon, a che punto siamo qua, Angelo, con allora, la temperatura? L'olio è pronto? L'abbiamo freddato con l'acqua, con un po' di acqua per portarlo a 45 gradi, e la soda. Sì, a che punto è? La soda è adesso a 45 gradi. Perfetto. Uniamo la soda all'olio. Perfetto, siamo pronti. Quindi versi in questo recipiente il nostro olio scaldato e adesso ci aggiungiamo la soda caustica che abbiamo unito all'acqua. Con l'aiuto di questo frullatore cerchiamo di miscelare. Diventa più chiara. Nel frattempo prepariamo i nostri stampi, diciamo, i nostri contenitori, e qualcuno per fare qualcosa, diciamo, ah, perché si può fare anche con la forma che vogliamo. Certo. Che forme sono queste, Austria? Questa è una coccinella. Sì. Questo è un cuore. Ma sono anche tanto carino per dare un pensierino a qualcuno. Ah sì, per regalarlo, sì. Questo è un fiore. Silicone. Uh-huh. Sono quelli che usano di solito per fare i biscotti. Ok, allora mettiamo qua anche questi, perché ne facciamo un po' così. Un'altra mescolatina. Secondo l'olio che usiamo, sì, la fase di nastro viene detta, diciamo, la fase in cui il nostro olio può ricevere il profumo. Dipende dall'olio che usiamo. In alcuni casi ci arriviamo prima, in alcuni casi ci vuole qualche minuto, qualche volta anche una mezz'oretta. In questa fase la soda è attiva. Quindi ecco perché andrebbero usati dei guanti o un paio di occhialini, perché gli schizzi di questo liquido sono pericolosi. Fanno. Questo è comodo anche perché così abbiamo un prodotto più omogeneo. Cioè le parti di soda si mischiano con l'olio ed è più omogeneo. Ma si può toccare? No. Ma io no. Guarda, vedi, questo è il nastro. Ah, ci è già nastro? Ci si può scrivere sopra. Vedi? Ah, guarda. Adesso prendiamo il profumo, lo mettiamo. È ora di aggiungere il profumino. Eccolo qua. Abbiamo detto che qui c'è amido di mais e profumo di bergamotto. Vai col bergamotto. E voilà. E adesso altra mescolatina, no? Quindi abbiamo ottenuto il cosiddetto nastro profumato. Profumato. Quando ci può scrivere sopra. Ah, si può scrivere sopra. Così. Ok. Questa è la densità giusta. E adesso vai con la stellina. Aha. Questo cos'è? Un ometto di Natale. Un ometto di Natale? Ah, è già Natale. Cuoricino, mi raccomando, col cuore, Angelo, eh. Il cuoricino lo vedo più difficile perché. Vai, c'entra bene il cuore. Vai col cuoricino. E adesso lo mettiamo qua. Queste sono normali scatole dei gelati, no? Esatto. Questi sono i saponi che hai fatto tu. Mm-hmm. Ossacchiotto, cuore. Stella. Scimmietta. Scimmietta, l'ippopotamo, l'elefante, la balena, un aereo, un fiore. Questo fiore qui l'ho fatto con la parte di sotto delle bottiglie di refresco. Ah, tu hai usato questo, vedi, il fondo della bottiglia. Vedi il fondo, che ha la forma di un fiore. Ah. Dipendendo dalla bottiglia è un fiore diverso sempre. Ah. Quindi lo tagli qui e poi hai un sapone con la forma di un fiore. Ma tu in Venezuela ti lavi le mani con questi saponi qua e li regali anche? Li regalo anche questi per i bambini, è divertente, è carino. Allora Austria, tu hai calcolato, hai già fatto un calcolo dei costi. Stiamo spendendo
per circa un chilo di sapone a noi costerebbe 9,33 con gli ingredienti che abbiamo visto. Sì. 9,33 euro. Base. Profumato al bergamotto. Mi è costato quanto? Aggiungiamo un euro più circa 5 centesimi tra farina di maizena e acqua. E abbiamo 10,38 euro. Quindi per circa un chilo di sapone io vado a spendere 10,38 euro. Riprendiamo la saponetta di prima, no? 2 euro e sono 125 grammi. Alla fine ti sarebbe costato, facendolo così, 1,04. Quindi facendolo in casa mi sarebbe costato la metà, più o meno la metà, questo qua, la metà. Sì. Prendiamo questa che abbiamo visto dal profumo elegante, questi sono 100 grammi, 100 quindi grammi. 7 euro al chilo, giusto? Questo viene a costare di meno. Invece quest'altro, che è un altro profumo italiano, una sapometta profumata al borotalco, questo un euro sono 100 grammi, viene a costare uguale. Questo viene a costare uguale. E guarda, per farlo più economico di questo, che è quello commerciale, io... Sì. Non lo faccio, mi salto questa parte dei profumi, anche perché costa, sì. E poi perché sia veramente naturale. Poi sì. Ci sono dei metodi per fare che odore il sapone con gli idrolati, o io faccio un oliato caldo, che è quello più semplice. E cioè come che lo fai? Quello, quell'olio che vai, comunque lo devi scaldare, sì. Prima lo fai bollire per un'ora con quello che vuoi che odore. Per esempio la buccia dell'arancia, l'ho fatto con l'arancia, col caffè e con la canela. Vabbè, comunque in ogni caso risparmieremo rispetto a comprare quello industriale. Quindi il nostro chilo di sapone l'abbiamo distribuito in 1-2 vaschette e 1-2-3 formine. Esatto. E le mettiamo in una borsa termica in modo che mantengano la temperatura. Qui ancora abbiamo un prodotto caldo perché parlavamo di 45 gradi. Ah sì, ancora caldo, sì. E quanto rimarrà nella borsa termica? 24 ore. 24 ore. Ah, eccoci qua. E la mettiamo? Mettiamo in camera. Mettiamo in camera. Dormiremo 24 ore col sapone. Andrebbe bene anche una cassettina con una coperta. Però abbiamo una borsa termica. E via. E quindi dopo 3 mesi cosa abbiamo ottenuto, Angelo? Eccolo qua, sapone stagionato. Ah, eccolo qua. Panetti di sapone stagionato. Dopo 3 mesi di stagionatura, esatto. No? E mo con questi cosa ci possiamo fare, Angelo? Sapone liquido. Sì. E un'altra parte, queste più di forma più regolare, le lasciamo come saponette. Queste qua più... che hanno già la forma di una saponetta, diciamo. Queste altre. Queste laterali, questi più piccoli. E la parte che toglieremo a queste per smussare gli angoli degli spigoli, sì, sarà impiegata per farne sapone liquido. Prima gli diamo una forma regolare. Sì. E poi togliamo gli spigoli, gli angoli. Possiamo lasciarlo liscio così. Ah, così liscio? Sì. Oppure un po' rugoso. Ah, così lo fai rugoso. Esatto. Ah. Queste parti invece sono le parti più irregolari, non ne possiamo fare una saponetta. Gli angoli? Lo grattugiamo tutto. Ah, grattugio, eh? Ci vuole un po' di pazienza qua, eh? Quanto sapone così hai grattato negli anni, Angelo? Tanto. Quintali? Un quintale penso sì, Un quintale di sapone fatto? Eh sì. Eccolo. Ora. Prendiamo o acqua distillata oppure un idrolato. Ma in che quantità? Quanta acqua aggiungiamo? Una 10 è una media. Poi più è stagionato il sapone, più acqua possiamo aggiungere. Meno stagionato il sapone, meno acqua. Di cosa profuma? Profuma di bergamotto. Allora, aggiungiamo. Questi sono 200 grammi. Sì. Le proporzioni di sapone ci direbbero 2 litri d'acqua. Sì. Noi ne mettiamo... 500 grammi di questo. Sì. Mezzo litro di idrolato e 1,5 litri di acqua distillata. Di acqua distillata. Quindi abbiamo sciolto in totale
2 litri di liquido. 2 litri. In 200 grammi di sapone. Ma senti, quanto deve restare adesso qua nella bacinella? Questo, così com'è, sì, impiegherà una settimana e 10 giorni per sciogliersi. Allora, dopo una settimana che succede, Angelo? Abbiamo questo prodotto, più o meno denso. Allora, perché ha questo colore blu, questo? Perché in questo caso abbiamo grattugiato un sapone che aveva, una saponetta che aveva un po' di colore. Possiamo usare degli ossidi, possiamo usare delle terre naturali, possiamo usare le piante per colorare il sapone. Senti, invece questo cos'è? Questo qui è un sapone per la lavatrice. Ah, quindi qui non c'è sconto di soda. Ah. Qui c'è tutta la soda che ci vuole per fare il sapone, anche un po' di più. Senti, questo è l'unico modo per creare il sapone liquido, partendo da quello solito e grattugiarlo. No, giusto? No. No. C'è un altro modo? Ci sono altri modi, c'è la possibilità di usare carbonato di potassio. C'è anche un altro procedimento, però più dispendioso sotto il punto di vista dell'energia, che è quello di cuocere il sapone. E quel procedimento che avviene con la stagionatura normale, sì, sarebbe accelerato, perché con 2 ore possiamo avere un sapone che si può usare da subito. Ah. E la densità la decidiamo aggiungendo o togliendo acqua con il calore. Ecco, ma un sapone così, che pH ha? Lo possiamo misurare? Prendiamo un po' di sapone disciolto. Sì. Proprio un goccio? Ne basta pochissimo. Ah, questo cos'è? È una cartina tornasole. Diciamo che da 0 a 4 non è possibile fare un sapone. Il nostro corpo ha, sì, tra 5 e 6 di pH. Tra 5 e 6. Quindi un sapone buono per lavarsi il corpo. Diciamo che fino a 7... Fino a 7 è un lo possiamo accettare. Ah. Per le mani possiamo arrivare anche a 8-9. Controlliamo il nostro pH. Che pH? E prendiamo un pezzettino. Pezzettino di questa carta. Di pH. Sì. E lo immergiamo. Sì. Ah, così. Questo è altissimo. Si è già colorato. Ah. Questo siamo quasi a 10. Vedi? Ah, non proprio 10, ma siamo tra 9 e 10. Quindi è un sapone molto... È molto detergente. Ah. Quindi se vogliamo usarlo per il corpo, sì, e non abbiamo problemi di pelle grassa, sì, ci possiamo abbassare il pH mettendo un po' di acido citrico. L'acido citrico abbassa il pH ed è un buon prodotto, un prodotto naturale. Ma quindi con questa saponetta mi posso lavare tranquillamente le mani anche... Ma poi se il tuo corpo è particolarmente grasso, puoi lavarti tranquillamente, non succede nulla. Anche con questo? Non c'è null'altro, non ci sono prodotti chimici, non c'è nulla. E non inquina questo? E non inquina. Cioè, nel momento in cui mi faccio la doccia, cosa resta di questa roba qua? Acqua. È sale, è un sale. Non inquina. E forse questo è uno degli aspetti più importanti, che non inquina. Esatto. E questo, non è inquinante. È questo. È chiaro, che tutto quello che facciamo ha un impatto con la natura. Però questo è il minimo che possiamo fare. Il minimo possibile per lavarci senza inquinare. Non è che qui abbiamo solo... questi prodotti e null'altro. Non c'è niente di chimico, non ci sono solventi, non c'è nulla. Angelo, non resta che provarlo. Devo lavarmi le mani, provare se funziona. Mai. Funzionerà? Chi lo sa se funziona. Lavello. Oh, allora. Saponetta. Vediamo, la schiumetta ci sta. Quindi se la schiumetta ci sta, no? Sembra che sia venuto bene. Che dici? Sentiamo come lascia le mani dopo. Ostia, mi sto a fracicà. Ciao Palì, guarda là, com'è? Come un bimbo. Senti, vuoi provare tu che hai le mani, fammi vedere, come sono le tue mani? E tutta questa schifezza di acqua qua, quanto mi inquina questa roba. Ecco, qui non abbiamo una fogna, qui abbiamo una fossa biologica, quindi questo sapone dopo una decantazione, una prima fossa, poi una seconda fossa, viene assorbito, viene disperso nel terreno e non inquina. Zero. E biodegradabile al 100%. Non al 90, all'80 come certi saponi in commercio. Questo sapone è biodegradabile al 100%. 101 anche per cento. Anche 101. Spettacolare. Lo voglio provare anche in doccia questo qua. Voglio farmi la doccia con questo. Dopo questa giornata che mi ha fatto pensare,
Vorrei fare una doccia senza farmi del male. No, non c'è soluzione. Quasi quasi mi faccio il sapone. Sì, 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 il sapone. E prendo in pasta l'ingrediente nella proporzione giusta. E altro che pensare quale marca mi conviene. Sì, sì, questa. Sì, questa. E schiuma. E soffice artigianale. Chi pulisce non fa male e non inquina. Usiamo sempre gli stessi contenitori riciclati. Ah. Questo qui è più delicato perché serve per il corpo. C'è meno soda. Ah, c'è meno soda. C'è uno sconto di soda del 8%. E quindi questo lo usi per lavarti, per farti la doccia, questo qua. Per l'igiene intima abbiamo questa consistenza. Ah, ancora più liquido. Però delicatissimo. Controindicazioni di questo? Nessuno. Nessuno.